Siamo con Massimiliano Scaglia al termine di Provercelli Crotone 0-2. Seconda sconfitta consecutiva, serve sicuramente, no, prendere atto di dire questa cosa e ripartire senza guardare al passato. Vabbè, certo, oggi confidavamo nel, insomma, ricominciare a far punti dopo il passo falso di mercoledì e martedì, però insomma, al caldo l'analisi non è mai facile. Io ho nella mente 40 minuti intensi in cui mi sembrava che dovessimo fare quel da un momento all'altro, spesso senza sempre guardarsi indietro, ma negli anni passati, nella prima mezz'ora abbiamo risolto tante situazioni. Al primo loro tiro, su comunque una ripartenza partita da una palla nostra, abbiamo subito gol, poi le facce le partite si incanalino in strade magari non proprio agili. Poi vabbè, l'ultimo, il secondo gol fa parte di quelle situazioni in cui all'ultimo minuto per farlo lo subisci. Di sicuro di nostro dobbiamo migliorare molto, migliorare la volontà di concretizzare quello che creiamo e la capacità di metterci in determinate situazioni quel qualcosa in più, però non lo so, a caldo direi che forse la rigiocherei uguale tante altre volte, poi magari riguardandola sì, vedo maggiori difetti, maggiori errori. Magari anche un po' il risultato bugiardo reso tale anche dal 2-0, tutto a dire che è un episodio che magari ci sta, non so quanto poi possa non far piacere la cosa, visto che qualcuno magari pensa che il Crotone sia una squadra che lotterà ancora con la salvezza, che sembra che sia in questo momento dice un'altra cosa. Sì, ma io anche quando non si vince, qui è vero, c'è la serenità per i punti, però faccio più un'analisi di partita, di prestazione piuttosto che di risultato. Sì, 2-0, a me interessa la sconfitta, interessa che non abbiamo giocato, magari non abbiamo concretizzato quello che secondo me abbiamo creato, anche se in maniera a volte confusa, più di tante altre volte. Secondo me quello è un motivo sul quale lavorare, sia in positivo sia in negativo, perché evidentemente manca qualcosa. Bisogna lavorare, quindi è stato detto anche dal direttore Varini, e adesso la prossima settimana c'è già una gara molto sentita, quella con la Virtus, diciamo, obbligatorio fare bene, no? Innanzitutto, e ovviamente cercare di strappare il risultato quanto si possa. Abbiamo insomma il dovere di allenarci e prepararla nel migliore dei modi e andare su un campo in cui comunque abbiamo sempre avuto il giusto temperamento e cercare di confermarlo, di trasmetterlo in modi e di trovare la positività in quello che abbiamo fatto e concretizzarlo sul campo.